Io non pensavo che dovessi fare questo video, sinceramente. Valerio Mazzei è fidanzato. C'è un'undicesima presunta fidanzata di Valerio Mazzei. Il mio ragazzo mi fa la barba, check. No, vabbè, ma... sembra una tappezzeria, raga. Eppure non mi stava così male sta maglietta. Bah. Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video, ragazzi, dedicato al fantastico, magico mondo dei drama di TikTok. Oh mio Dio, sono super emotionated. Valerio Mazzei è fidanzato. Sofia Crisafulli è fidanzata. E Tancredi e Giulia Paglianiti non ce la raccontano giusta. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? O sarà che mi dà fastidio sta cosa che c'ho, mannaggia? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e anche sui drama di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente, se parliamo di TikTok, ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video, cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? La mascherina! Ti devi mettere la mascherina, punto! Oh ragazzi, come già vi anticipavo nel video di ieri, sì, siamo ufficialmente pronti per questa, credo, terza puntata dei drama di TikTok. E infatti oggi parleremo dei TikTokers che più amiamo, che più amate, che più ci regalano trash, corna, fidanzamenti, cose. Oggi veramente una puntata piena zeppa di cose da raccontarvi. Ah, ovviamente manco a dirvelo, cose molto molto shock. Una prova shock nella busta shock oggi. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito. Anzi, vi ricordo soltanto una cosa, che se vi siete persi le puntate precedenti, e quindi tutti i vari drama che sono successi nelle puntate precedenti, nei mesi scorsi, ecco, qui sopra vi lascio l'intera playlist con tutta questa enciclopedia bellissima del trash di TikTok. E partiamo subito col botto, perché non parliamo di un drama, di un dissing, di gente che si è presa a parole, no ragazzi, parliamo di un nuovo amore, sbocciato proprio qui, su TikTok Italia, perché infatti parliamo di una TikToker che io personalmente amo follemente, perché parliamo di Sofia Crisafulli, che in questi ultimi giorni, udite udite, ci ha presentato il suo fidanzato. Tutto è partito qualche giorno fa, quando Sofia Crisafulli ed altri TikToker, come ad esempio Gaia Bianchi, sono partiti all'arrembaggio per, credo, Viareggio, e lì ragazzi è stata scattata una foto che adesso guardiamo. In questi giorni, comunque, tra dirette su Instagram, stories e TikTok, Sofia Crisafulli ci ha presentato lui, Giovanni, credo che si chiami Bonaccini. Sul profilo Instagram di Sofia infatti vediamo questa foto, un bacio ragazzi, al bacio appunto, e lei ha scritto come descrizione di questa foto: 4 giugno 2020, oh, finalmente qualcuno che insomma festeggia qualche cosa, un amore, una gioia, un qualcosa dopo tutto sto lockdown, sta quarantena e quant'altro. Ma ragazzi, la cosa ancora più bella è qua, non lo so, lacrimuccia, roba tipo da Scelta di Uomini e Donne. Lui pubblica la stessa identica foto e forse un'altra foto anche, dove sono mano nella mano, sempre al mare, scrivendo una bella dedica, perché le ha scritto: parto dicendo che in questi giorni ho provato emozioni fortissime, mi sta dando pure via la voce ragazzi, aiuto. Dicevo, parto dicendo che in questi giorni ho provato emozioni fortissime. Ti ringrazio per avermi aiutato in qualsiasi momento e per esserci stata sempre, nonostante la distanza. Love you. Beh, che dire, follettini e follettine, io sono molto contento per Sofia, perché mi sembra una ragazza molto con la testa sulle spalle, molto sveglia, molto simpatica, e spero tanto che questa relazione vada avanti il più possibile. Detto questo però, se da una parte mi sta andando via ancora la voce, ma no ragazzi, oggi non ce la posso fare. Dicevo, se da una parte vi racconto una cosa bellissima che può essere un amore nuovo, un amore appena sbocciato, dall'altra parte ovviamente ci sta
Che cosa? Una polemica, una critica, una bufera mediatica che si è creata. E per... Ragazzi, io oggi non riesco. Basta! Dicevo, se da una parte vi ho parlato di una cosa positiva, di un amore nuovo, sbocciato, appena nato, dall'altra parte torniamo invece a parlare di polemiche, ma soprattutto di una vera e propria bufera mediatica che si è scagliata contro la nostra Sofia Crisafulli. Perché? Perché che cosa è successo? In questi giorni che appunto, insomma, li ha passati con i suoi amici e quant'altro, ha fatto un po' di TikTok e ne ha fatto uno in particolar modo che ha fatto letteralmente discutere e indignare tutto il web. In questo TikTok, che non vi mostro per ovvie ragioni perché comunque non succede niente, però diciamo che Sofia ha dato delle pacche forti sulla schiena ad un suo amico. E qua ragazzi non vi dico... Tutti allarmati, tutti che hanno iniziato a dire tu sei una persona violenta, perché lo hai picchiato, eccetera, eccetera. Queste cose sono andate talmente tanto avanti che questo stesso video è stato praticamente, come dire, sono stati disattivati i commenti a questo TikTok. E ad un certo punto, dato che appunto tutti quanti hanno ingigantito la situazione, ovviamente la nostra Sofia Crisafulli, che appunto è una ragazza intelligente, ha preso in mano il suo cellulare e ha registrato un TikTok che poi ha subito pubblicato e adesso noi lo guardiamo insieme. Non pensavo che dovessi fare questo video, sinceramente. Più che altro pensavo che non ce ne fosse bisogno. Però, vabbè, sono obbligata a farlo. Un nostro amico a Firenze ha postato questo TikTok, che ora ve lo faccio vedere. Questo qua, questo qui, che sarebbe questo, adesso. Penso che molti l'abbiate visto dato che ha fatto 500.000 di visualizzazioni. I commenti sono disattivati perché io ho letto certi commenti che, mamma mia. Mi venite a scrivere sotto i post, sotto i TikTok, nelle dirette, cosa picchi Giovanni. Ma anche sotto i suoi post, sotto i suoi video. Ma io non stavo picchiando Giovanni, che lo state facendo come cosa enorme. Io e Gaia gli stavamo tirando pacche sulla schiena, non è che stava urlando, lui stava ridendo, era una cosa ironica. E siamo totalmente ironici, dai! Perché lui tirava i pugni alla porta e io mi sono incazzata. Perché non volevo si spaccasse la porta. E quindi gli dicevo, cosa tiri i pugni alla porta? Ma nessuno si è fatto male! Allora ragazzi, io adesso non so voi, magari voi non siete personaggi pubblici, non siete persone che hanno 500.000 persone che li seguono su TikTok, su Instagram o da altre parti. Però penso che sia successo un po' a tutti di scherzare, magari anche in questo modo violento, tra molte virgolette, con i propri amici. L'unica differenza forse è che non avete pubblicato un video, non avete pubblicato, che ne so, altre cose. Ed io adesso, giusto per farvi capire proprio che non facciamo i bacchettoni come sempre, dato che Vi riporto proprio una cosa che ho fatto io tantissimi anni fa, forse c'è ancora su Facebook, non lo so. Fatto sta comunque che ero in terza media, credo, ed eravamo un trio di amici. C'ero io, c'era un'altra mia amica che si chiama Serena e un'altra amica che si chiamava Patrizia. Amici, insomma, del cuore, Maps, migliori amiche per sempre, finché poi non siamo rimasti io e Serena, perché Patrizia poi, non so, è sparita un po' nel nulla, però dettagli. Insomma, 10 anni fa, forse, credo, sì, ci divertivamo, ci picchiavamo con i cuscini, con un po' di cose che trovavamo in casa di questa mia amica Serena, finché ad un certo punto io e Patrizia, questa mia amica, abbiamo iniziato a picchiarci letteralmente, con il tubo, non so se lo avete presente, il tubo delle Pringles, ecco, quella roba che è tipo cartone misto alluminio, cose, non si capisce che è. Che non fa poi così tanto bene, insomma, cioè fa un po' male se te lo tiri, ecco. Noi ci picchiavamo con queste cose e abbiamo fatto un video, mi ricordo benissimo, con Stereo Love in sottofondo, ci picchiavamo così e ridevamo, cioè adesso da lì a dire che è violenza, che è... No ragazzi, sono semplicemente cose che si fanno tra amici. Ovviamente sarebbe meglio, questo un consiglio spassionato per chiunque, non soltanto per chi come Sofia c'ha 6, 700, 800 mila persone che la seguono, però magari se siete un po' in vista o comunque se usate i social, non pubblicate questo genere di contenuti. Uno, perché insomma lo sappiamo, non diamo il cattivo esempio, mi sta dando via ancora la voce ragazzi, non so che fare oggi. Dicevo, non diamo il cattivo esempio, dall'altra parte
evitate anche perché comunque è probabile che vi blocchino il profilo e altre cose, quindi insomma, giusto per evitare anche semplicemente quattro persone che vi dicono sei Manesca, di qui di là, evitate, forse è la cosa migliore. Ma adesso comunque torniamo a noi, tolta questa prima polemica, passiamo invece di nuovo ad un nuovo, forse presunto, chi lo sa, amore sbocciato tra due TikTokers molto famosi. Da una parte infatti abbiamo lui, un membro dei Q4, perché parliamo di Tancredi Galli. Dall'altra parte invece c'è lei, amica credo, insomma lei è una delle tre super chicche se non mi sbaglio. E quindi ci sono Gaia Bianchi, Anna Ciati mi pare, e poi c'è lei, Giulia Paglianiti ragazzi. In questi giorni ne abbiamo viste di ogni. Ma andiamo con ordine. Tutto infatti è partito da alcune stories pubblicate dallo stesso Tancredi, che ha pubblicato in primo luogo una foto di un girasole e poi all'interno di un TikTok aveva, penso in mano, forse il girasole o forse me lo sono inventato io, non lo so. Fatto sta comunque che nella descrizione di questo TikTok fatto in compagnia di Lele, quindi insomma i nostri tanchele del cuore, diciamo che c'era scritto Lele, questo però non è per te. E c'era l'emoji di questo bellissimo girasole. Ricordatevi girasole perché? Perché qualche tempo fa, a febbraio credo, verso fine febbraio, lo stesso Tancredi ha pubblicato un TikTok con che cosa secondo voi? Ecco, nella descrizione c'era proprio un girasole. E in compagnia di chi era quel TikTok? Della nostra Giulia Paglianiti. Ora questo vorrà dire tutto, non vorrà dire niente, che ne so io, non lo so ragazzi. Fatto sta però che ha iniziato a circolare qua sul web questa voce di corridoio, cioè che forse ci sarebbe del tenero proprio tra Tancredi e Giulia Paglianiti. Poi ovviamente in tutta questa situazione c'è chi li accusa di fare hype, quindi di fare tutto questo per visualizzazioni, followers, non lo so ragazzi. Può essere come può non essere. Io, lo sapete, sono sempre abbastanza romantico, quindi credo forse che tra i due ci possa essere un qualcosa, o meglio, lo spero, anche perché è bello vedere TikTok Italia con un sacco di coppie che insomma stanno insieme. Ma anche, cioè, se fosse una ragazza che non è famosa come Giulia Paglianiti, però sarei comunque contento di vedere questi TikTokers accoppiati, non so come dirvi, comunque fidanzati. Perché è bello ragazzi, sono giovani, sono tutti belli, sono bravi, ma perché non devono avere qualcuno al loro fianco? E dai, su! Certo, poi noi vorremmo essere sempre dall'altra parte, nel senso che vorremmo essere il fidanzato, la fidanzata di... E poi non ci si fida nessuno, però, insomma, dettagli. E rimanendo sempre in tema Q4 e amori nell'aria stasera, è l'amore a volgerà. Ecco, la cheat del Re Leone ci sarà sempre, ragazzi, sappiatelo, io amante della Disney, amante del Re Leone. L'amore è nell'aria stasera, o comunque l'amore è nell'aria queste settimane. Perché? Che cosa è successo? In questi ultimi giorni, sotto alcuni TikTok, Valerio Mazzei ha iniziato un po' a lanciare, come dire, qualche frecciatina nei confronti delle pagine di gossip. Perché, secondo non so quante pagine di gossip, lui è fidanzato con Giulia Paglianiti, e tra un po' Marta Losito ancora, con Gaia Bianchi, e di qui e di là, e di su e di giù, insomma, come minimo a... più o meno, non lo so, 10 presunte fidanzate, ed oggi noi siamo qui perché ce n'è un'undicesima. C'è un'undicesima presunta fidanzata di Valerio Mazzei, cioè questa è proprio ragazzi una notizia super super shock. Infatti stalkerando un po' qua e là su TikTok, su Instagram e quant'altro, abbiamo scoperto una cosa super shock. Nel secondo profilo TikTok di Valerio Mazzei qualcuno ha notato in un video in particolare che nel suo sfondo c'era un letto abbastanza particolare, diciamo tipo, non so spiegarvi, con delle cose di bambù forse, più o meno, insomma in legno, una roba del genere. Tanto ovviamente io ve lo sto a dire, ma qua vedete la foto, quindi insomma avete capito. E ha fatto abbastanza discutere questo TikTok perché? Perché nella canzone si diceva tipo l'unica cosa che voglio sei tu, una roba, adesso non mi ricordo che cosa dice, però insomma era una dedica d'amore e si vede spuntare, puff, un piede. E casualmente, adesso anche qua sarà stato fatto per fare hype, o boh, chi lo sa, veramente per nascondere qualcosa, ma tanto noi siamo stalker professionisti, ragazzi. Non ci sfugge niente. E quindi anche se disattivate i commenti, noi troviamo le cose. Troviamo il modo di dire, di raccontare, di sognare, insomma, perché è sempre bello poi sognare un po', no? Cioè vedere con chi sta lui, con chi sta lei, insomma. Bellissimo. E come vi dicevo, proprio in questo TikTok i commenti sono stati disattivati.
Ma noi furbi, proprio, cioè roba che l'FBI, la CIA, spostatevi, levatevi, abbiamo scoperto quale persona ha questo bellissimo tipo letto alle spalle, baldacchino, queste cose in bambù, eccetera, eccetera. E infatti, se da una parte abbiamo il TikTok di Valerio Mazzei che ha sullo sfondo quel bellissimo letto, dall'altra parte, ragazzi, voi non siete pronti, abbiamo lei, una ragazza che si chiama Giulia, molto molto bella, ragazzi, lo sapete, non mi piacciono le ragazze, mi piacciono i ragazzi, quindi, però ve lo dico sinceramente, cioè, Giulia, sei bellissima, che tu lo sappia se guardi questo video, se già non lo sai di essere bella, te lo dico io, sei bellissima e, ragazzi, potremmo essere di fronte alla nuova presunta fidanzata di Valerio Mazzei. Anche perché, ragazzi, insomma, i TikTok parlano da soli, cioè da una parte c'è lui con quel bellissimo letto in sottofondo, no, sullo sfondo, e dall'altra parte c'è lei che casualmente, il caso vuole che abbia proprio quel letto sullo sfondo. Ora, vuol dire tutto, non vuol dire niente. Non lo so, ragazzi, staremo a vedere se ci saranno ulteriori, come dire, news shock, ed io ovviamente ve le riporterò qui. Se dovessero stare insieme, ragazzi, bellissimi, cioè lui bellissimo, lei bellissima, io mi immagino già i figli, il matrimonio, tutto bello, ragazzi. Tutto questo per ricordare sempre che noi siamo ovviamente registi di film mentali, proprio con la cinepresa che fa così, quando in realtà poi non sta succedendo niente, ma noi già subito... Non so come dirvi, però noi già sappiamo, già... io ho già scritto una serie TV per loro tra un po'. Adesso però andiamo avanti e passiamo ad un TikTok super super shock. Anzi, sapete che vi dico, un TikTok fantastico, ragazzi, a me è piaciuto tantissimo perché solo una persona coraggiosa, forte come Mariam Sherif avrebbe potuto pubblicare questo genere di TikTok. Questo perché dal mio punto di vista Mariam ha due palle. Così che, insomma, direi che ha avuto molto coraggio a pubblicare questo TikTok. Ma andiamo con ordine. Finalmente lo sappiamo, dopo il 4 giugno tutti quanti noi potevamo andare dalla nostra regione ad un'altra regione. Quindi, insomma, fidanzati che non si vedevano da un po' si sono visti, famiglie che non si vedevano da un po' si sono riunite, e questo è il caso proprio di Mariam Sherif e del suo fidanzato Peppe. I due, infatti, dopo 4 lunghissimi mesi si sono finalmente rivisti. Ed ovviamente, che dite voi? Hanno oppure no immortalato questo bellissimo momento? Ovviamente sì, e ragazzi, io non lo so, sarà l'età, che sembra che tra un po' c'ho 100 anni che mi commuovo per tutto, però sarà qualsiasi cosa, sarà insomma che non lo so, che non lo so veramente, ma guardando questo TikTok che adesso guardiamo insieme mi sono un po' commosso, perché è sempre bello vedere, lo so, lo dico sempre, ma è sempre bello vedere una coppia che dopo un po' di tempo non si vede e poi si vedono. Cioè... No, un bacino, sì. Un bacino. Insomma, questa è la parte iniziale bella di tutta questa vicenda. E poi che cosa succede? Finalmente, una volta ritornata con il suo fidanzato Peppe, Mariam decide di pubblicare un TikTok che ha fatto molto discutere, nel quale praticamente lei si fa togliere i peli della barba da lui, da Peppe. Guardate. Il mio ragazzo mi fa la barba, check. È qui il pezzo dove ce n'è tantissimo. Ok. Ecco perché all'inizio di tutta questa storia vi dicevo che secondo me è stata molto coraggiosa, perché non tutti, secondo me, riescono a ridere, scherzare e soprattutto a condividere con tantissime persone un loro difetto fisico. Magari lei non lo vive neanche come difetto fisico, io non lo so perché non la conosco, però conosco invece tante persone, ma tante persone che conosco anche io personalmente proprio, che vivono male questa cosa, magari avere qualche pelo in più, ma veramente parliamo di barba. E purtroppo, stupidamente, sotto questo TikTok, ma come tanti altri, leggo sempre commenti molto brutti, negativi, che offendono, quando in realtà la cosa migliore da fare in questi casi è dire: brava, meno male che qualcuno che c'ha un po' di seguito, perché lei credo che abbia almeno 1 milione di followers, se non mi sbaglio, che ci sia qualcuno che dice: ma sapete che c'è, anche se avete qualche difetto, ma sti gran cavoli, cioè, ragazzi, sti gran cavoli, ma fatevi vedere come siete. Cioè, io ad esempio prima
mettevo, no, un po', non di fondotinta, però ve l'avevo detto, di BB cream, per... ma poi alla fine a me, ma chi me lo fa fa? Tra un po' ci sono 50 gradi, mi si deve sciogliere tutto con queste luci, ma a me che mi frega, ma guardate pure i miei crateri lunari, per me non c'è problema, io lo so di avere la pelle da porco, i crateri proprio enormi così, i pori che tra un po' mi vedi l'intestino tenue se mi guardi qua, non me ne frega niente. E allo stesso modo così ha fatto Mariam Sherif, perché lei ha detto, ma sapete che c'è? Sti gran cavoli, vedete la mia barba, vi piace, non vi piace, sti cavoli. E così si dovrebbe fare, perché ragazzi noi siamo sempre abituati a vedere gente super perfetta, super photoshoppata, ma me le photoshoppo anch'io le foto, non è un problema, lo dico proprio apertamente. Ma dovremmo, e questo lo dico anche a me stesso, accettare un pochino di più i nostri difetti, quello che non ci piace tanto, ad esempio... Io sto cercando in qualche modo di non modificarmi troppo il naso nelle foto, con scarsi risultati perché continuo comunque a modificarmelo, però insomma ci stiamo lavorando. E questo è un po' quello che si fa su TikTok, ad esempio io su TikTok veramente non mi metto filtri, cose, cioè a meno che non mi metto la faccia deforme apposta, però non mi metto filtri perché tanto nei video voi mi vedete, se mi vedete per strada e questo sono, non è che cambio, nel senso nelle foto posso cambiare perché vi ripeto ci si può photoshoppare, ti modifichi, diventi tipo quei 20, 30, 40, 50 kg in meno, va bene, no, non va bene ragazzi, ovviamente sto scherzando, però il senso è viviamola più tranquillamente, cioè avete un po' di panza, ma chi se ne frega, ma fate pure pipipi, piri piri piri, ma fatela vedere sta panza, ma chi se ne frega. Ricordatevi che la gente non è tutta addominalata, c'hanno tutti il fisico asciutto, siamo in tantissime persone che abbiamo insomma le tette che tra un po' io devo allattare o altre cose, ma chi se ne frega ragazzi, siate comunque orgogliosi in qualche modo del vostro corpo, di quello che siete, di quello che riuscite a comunicare, perché questo è l'importante. Poi queste sembrano, no, frasi fatte, frasi che si vogliono sempre dire, però è vero ragazzi, TikTok in questo momento è un'applicazione che adesso noi ci vediamo sempre su TikTok perché fa ridere, ci sono tante cose trash, ci sono tanti dissing, però l'importanza di TikTok oggi come oggi e un po' negli anni passati era Vine, è proprio il fatto di essere diretti e senza filtri, proprio zero filtri, e ti fai conoscere dalle persone per quello che sei veramente. In 15 secondi tu ti puoi sputtanare praticamente, perché insomma adesso, e adesso a me non viene in mente una cosa che potrei dirvi perché ve l'ho già detto, io odio il mio naso ad esempio, oppure quei chili in più che ho, però fa niente, pazienza ragazzi, ce li ho, me li tengo. Però ad esempio come ha fatto Mariam, che ha fatto vedere i peli che c'ha qua, ma ha fatto bene ragazzi, cioè proprio la cosa di essere molto terra terra su TikTok secondo me è la chiave per non so come dirvi, però per arrivare al cuore della persona che ti sta guardando. Ma comunque quello che dicevo è che in quei commenti sotto questo TikTok di Mariam ho letto tante cattiverie, ma voi non avete magari neanche idea di che cosa ci sia dietro il fatto di avere la barba, se sei ad esempio una ragazza, perché vi dice qualcosa l'ovaio policistico, che adesso magari qualcuno non conosce questa cosa perché siete ancora giovani, non lo so, però credetemi che tante persone che conosco anche io ce l'hanno questa cosa, e tra le tante cose che ti possono venire c'è ad esempio l'acne, c'è la barba appunto perché è un problema ormonale, e sentirsi dire donna barbuta sempre piaciuta, oppure ma che sei un uomo, ma che sembri un uomo, non sono cose belle ragazzi, perché dietro c'è un problema di salute che magari voi non conoscete e vi volete fare una risata sul fatto che una si fa la barba dal fidanzato. E va bene, cioè finché si ride insieme alla persona che pubblica il contenuto, ok. Quando si ride della persona, non mi piace tanto. Quando leggo dei commenti che vanno contro la persona e contro la sua fisicità, non mi piacciono, ma non perché dobbiamo essere tutti perfettini e quant'altro, però soprattutto quando si parla di queste cose secondo me molto delicate, che noi non sappiamo magari se Mariam soffre di appunto di questa cosa qua dell'ovaio policistico, non lo sappiamo. E magari lei ci sta male e ci scherza, e ha la forza fortunatamente di scherzarci, io non la conosco, però prendiamo il caso di una persona che io conosco, che so benissimo che ha l'ovaio policistico, e c'ha la barba purtroppo. Ecco, secondo me bisogna stare molto attenti quando si fanno delle battute, delle cose su persone che non si conoscono, perché appunto non le conosci, non sai quello che stanno vivendo, e magari un tuo commento, che può essere una battuta, magari fatta anche ingenuamente, sì, a te fa ridere,
ma magari dall'altra parte quando viene letta non è proprio così, nel senso non fa poi così tanto ridere, ecco. Che poi vabbè, pubblicamente la persona non dirà mai mi sento male perché tu mi hai detto che c'ho la barba, donna barbuta sempre piaciuta, però magari nel personale, nel privato, fanno male alcune volte i commenti, le parole che ti vengono dette. E non bisogna negarla questa cosa, perché uno dice sempre fregatene di chi insomma ti insulta, dice cose eccetera eccetera, però non è sempre facile dire fregatene, fai ladronista, perché insomma a volte comunque, anche se ci vedete, mi metto anche io in questa sorta di no creator sul web, ci vedete da uno schermo, sembra che poi una persona non li legga tutti i commenti, invece io ad esempio non so se lo vedete, ma io nei miei video cerco sempre di rispondere a tutti quanti, quindi è veramente difficile che io non risponda, e se non rispondo è perché appunto non mi è piaciuto il commento e quindi preferisco evitare, anche se a volte ragazzi mi levano le parole di bocca e poi mi escono pure mai rotto i coglioni. Vabbè, questo è un altro paio di maniche. Fatto sta comunque che Mariam Sherif, al bacio, il tuo video veramente mi è piaciuto tantissimo, neanche so più parlare, guarda, è una cosa terribile, io non lo so che cosa mi succede, però guarda, è così, quando una cosa mi piace tantissimo non riesco più a parlare insomma, oh mio Dio, non so più parlare, guarda. Insomma ragazzi, questo terzo appuntamento con i drama di TikTok direi che può finire qui, anche se questo video doveva essere molto più lungo. Ma non preoccupatevi, perché nei prossimi giorni ci sarà una puntata, non so, devo fare un sacco di video, datemi un attimo di tregua perché devo capire che cosa fare della mia vita, però credetemi che ho tante altre cose da raccontarvi, inerenti al mondo fantastico, fatato, fantasma, ma magico, mondo di TikTok, quindi non preoccupatevi, i video su questo mondo fatato di TikTok ci saranno. Nel frattempo però fatemi sapere voi come sempre qui sotto con un commento cosa ne pensate. Se è fidanzato oppure no Valerio Mazzei, che io so che tanto questa qua è la cosa che più vi interessa. Bah, staremo a vedere. Il video comunque può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, io sto perdendo ancora la voce. Comunque, qui sotto trovate tutti i miei social, come sempre, insomma, dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo, io e la mia bellissima voce che se ne sta andando per la 40ª volta vi salutiamo, e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark, vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.